Nate, io non lo so, so quando sono nate, perché questo pomeriggio sono venuto a passeggio col cane e c'erano i pittori all'opera, uno si chiama Giacomo Puttone, che conosciamo tutti, e l'altro non so come Marco Rallo. Marco? Ciao. Marco Rallo, che ringraziamo tutti, sono venuti questo pomeriggio, e mentre ascoltavano gli attori che provavano i pezzi o le poesie che dovevano recitare. Poi sono nate questi due qua. Ci hanno regalato questi due bellissimi dipinti. Una è Monica Pellegrino, che ha letto un testo di poesia che ha fatto nascere il quadro di... Allora, il quadro di sopra di Puttone è nato dopo la lettura di Monica Pellegrino di un testo che si chiama Io Kamikaze per amore, proprio che parla della femminicidio di donne che si fanno esplodere nella guerra arabo-israeliana, arabo, quella che sappiamo. L'altro testo, l'autore Marco Rallo, e chi gli leggeva la poesia, poi lo dirà lui, io non posso, sono parte in causa, Marco Rallo è il pittore, Marco Marino l'autore della poesia è Torino Cortignano. È l'autore che avete visto in questi giorni per fare il figlio della favola perduta del gigante della montagna di Massimo Bastone, dei suoi meravigliosi ragazzi. Allora, io come ogni sera, come ogni anno, quando ci vediamo qui, avevo in mente di leggere delle poesie che magari, se ci sarà il tempo e l'occasione, una o qualcuna insomma leggerò anche dopo che gli altri si saranno cimentati. Ma parlando con Nino ho raccontato come mi è capitato proprio nei giorni scorsi appena acceso il computer la mattina, ormai è un rituale, forse anche una schiavitù, appena acceso il computer, controllata la mail, vedendo gli eventi di Facebook, eccetera, c'era una nota di una cittadina marsalese che io poi mi sono premunito di controllarne l'autenticità, perché c'era talmente tanto una cozzaglia di luoghi comuni e di banalità e offensive che sembrava uno sketch, sembrava la spalla di un numero di cabaret amaro, e invece era proprio vero. Una cittadina marsalese ha scritto alcune cose, e tra l'altro questo commento che io adesso vi leggerò è una sintesi della sua lettera e della mia risposta, e ha anche avuto tanti riconoscimenti, tanti mi piace e tanti commenti proprio convinti delle asserzioni che faceva questa nostra concittadina. E quindi ne ho parlato a Nino per vedere insomma se era il caso di leggere delle lettere piuttosto che delle poesie, e insieme in effetti abbiamo convenuto che lo scopo, se uno scopo c'è di queste serate attraverso la lettura di poesie o la rappresentazione teatrale o l'esposizione di opere artistiche, è quello comunque di raccontare un pezzo della nostra realtà, anche cercando anche di cambiarla, o comunque di offrire degli stimoli per nuove domande più che per fornire risposte rassicuranti. E quindi l'arte, a mio avviso, non può comunque prescindere dalla realtà, sia che la contesti, sia che l'anticipi, sia che rifugga per creare un mondo fantastico, deve comunque fare i conti con il reale. E allora forse fatto bene insomma anche Nino a incoraggiarmi a leggere questi sunti di queste brevi lettere. Da cittadina marsalese vivo lo sgomento quotidiano nel vedere le mie strade invase dai migranti. Camminano in gruppo, quasi a simboleggiare l'esistenza del branco. Stazionano su panchine e marciapiedi per ore e ore, tanto la pagnotta loro non devono guadagnarsi. Si accovacciano innanzi i supermercati, sperando nell'elemosina, o peggio, facendo ammiccamenti e lanciandosi in complimenti vari,
fino a quando qualcuno non gli verrà la felice idea di sbattergli un saccoccio della spesa in testa. E ci sono anche delle ragazze che si fermano addirittura a parlare con loro. Non voglio dare giudizi sulla loro reputazione, ma ognuno chiaramente se ne può fare un'idea. Una ragazza stamattina mi ha detto, con intercalare preoccupato, che non si sente più libera la sera di circolare da sola perché teme questa invasione. Mi chiedo, ma è normale non sentirsi protetti nella propria città? È normale subire l'invasione di questi ragazzi senza arte né parte? Per non sottovalutare poi l'emergenza Ebola che qualcuno ancora si incaponisce a smentire. La mia città non può diventare la loro, non può vivere lo scempio dell'invasione. La mia città è dei marsalesi. Ora, visto che molti